Ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo video. Allora, io sto registrando questo video sia in ritardo come tempi, perché siamo già a gennaio, la prima settimana di gennaio già è andata via, e sia come tardi come orario, perché questo video non lo volevo fare. Infatti Morena mi ha detto: "Ma non lo fai il video dei regali di Natale?" Dico no, perché sotto al video dei regali del compleanno del 40esimo molti hanno avuto da dire che io facevo vedere tutte queste cose che avevo ricevuto, neanche se le avessi rubate. Boh, comunque. Poi ho pensato: ma che se ne frega, il canale è mio e decido io. E quindi vi faccio vedere. Mio marito mi ha regalato, arriva in questa scatolina qui, mi ha regalato queste cuffie. Queste cuffie Bluetooth, ragazze. Jabra. Denise si sta svegliando. Si mette a fuoco. Vabbè, sono queste qua, Jabra. E io all'inizio non le volevo. All'inizio vi parlo di quando Denise era piccolina, perché mio marito diceva sempre: ti devi comprare le Bluetooth, perché con le braccine la bambina mi tirava sempre via i fili. Io sinceramente le ho sempre un po' snobbate, poi siamo arrivati a questo punto, me le ha prese e basta, e veramente devo dire che sono stato un ottimo pensiero, graditissimo, perché la sera le metto, oppure mentre faccio qualcosa le metto e mi ascolto i video delle ragazze che seguo, e mi è più comodo, riesco a recuperare anche qualche video così, perché non metto il telefono in tasca e magari le ascolto e faccio quello che ho da fare. Un altro regalo inaspettato è stato questo. Sono 39 smalti più 3. Allora, 39 smalti, una base coat, un top lucido e un opaco. E infatti lo devo anche rifare. Morena, guardate, mi ha fatto per Natale il cappellino di Babbo Natale, si nota? Credo di sì. Non lo so, sto telefono oggi mi sta dando problemi, non mette bene a fuoco. E direi, mi dispiace toglierlo perché è andato via solo questo qui, altrimenti mi sta durando. E considerate che io ho le unghie molto delicate, sfaldate, e quindi non mi dura quasi niente. Solo quelli di Passione Unghie dura leggermente in più, e questi invece mi hanno stupito, perché ho detto questi saranno come gli altri. Invece no, ragazzi, mi sta durando. E arriva, vabbè, ci sono tutti questi foglietti che spiegano l'azienda, tutte queste cose qua, fa vedere tutte le istruzioni, e arriva così. Qui qui sono due fogli incastrati per bene, e io sinceramente all'inizio li volevo togliere da questa custodia e li volevo mettere da qualche parte, però ho pensato: questa custodia qui mi permette di tenerli tutti in piedi, perché quando sono arrivati ovviamente così, e quando li abbiamo aperti con Morena avevano tutto il prodotto tutto sopra al tappo. Invece mettendoli bene, li ho messi bene, a testa in giù li ho messi, solo io li potevo mettere a testa in giù. Lasciandoli qua in questa custodia, ragazze, il prodotto resta tutto giù. Allora, poi andiamo avanti. Questo ve l'ho fatto vedere, questo anche. Spero di non dimenticarmi nessuno. Allora, Alex, mio figlio grande, tanto oramai non lo vedete mai in giro nei miei video, ma io lo nomino spesso. Solo lui mi poteva regalare il microfono. Sono rimasta un attimino perché dico: come lo devo usare sto coso? Invece, ragazze, fatemi sapere se avete notato una differenza nella voce. Adesso non so quale video preciso, ma un video già l'ho fatto con questo, l'ho già provato subito. E quindi fatemi sapere che differenza avete notato, perché io molte volte faccio
Faccio il video, però poi ci sono rumori in giro, c'è il vicino che taglia l'erba, c'è qualcuno che guarda la TV o qualcuno che parla al telefono, casa mia è sempre piena di gente, ragazze, quindi preferisco di gente, siamo in cinque, voglio dire, quindi non si può avere assoluto silenzio, quello intendo per gente. Dicevo, faccio il video e dopo registro la voce. Poi, allora, da mia madre e da mio padre i soldi, poi da Francesco, il fidanzato di Morena, abbiamo ricevuto questa bella cesta che io sto aspettando ad aprire perché mi hanno detto che le ceste si aprono, le ceste, queste confezioni qui, si aprono dopo la Befana per chi porta male. All'inizio dico Moreno, no, ma qua ci sono questi cioccolatini che hanno scritto proprio il mio nome, Angela. Quindi mi sta facendo proprio così. Però ho detto Morena, no, rispettiamola questa, tra virgolette, tradizione, vediamo se porta bene. E quindi a giorni proprio lo aprirò. Perché per me oggi è 3, 4, non lo so, o il 3 o il 4 gennaio. Poi un'altra scatola carina ricevuta da mia cognata e ovviamente dal compagno e il figlio. Guardate ragazzi, mai vista io una confezione così bellissima. Adesso ve la faccio vedere vuota perché qui c'erano le marmellate e le ho messe in frigo. Ve le ho fatte vedere forse in qualche video già, uno o due video fa, due o tre video fa, non mi ricordo. Sono delle piccole marmellate così, che poi sono particolari, mi sa zucca e cannella, sono delle confetture. Poi che c'era più? Vabbè, classica albicocca, la lavanda, mai provata, buonissima. Ce n'erano tre o quattro. Dopodiché, ragazze, sempre in questa confezione c'era quest'angioletto qui. Quest'angioletto qui è troppo bianco, quindi non lo vede. Ecco, questo qui con i sonaglietti. E poi, ragazzi, c'era questo. Si rompe, si va a terra, quindi l'ho bloccato ben bene sull'albero. Poi c'era la Nutella della Lind. Oddio, c'era la Nutella della Lind, c'era un diffusore che l'ho messo di là, un diffusore proprio piccolo piccolo così carino, però non l'ho aperto ancora, però me lo sono dimenticata di là, adesso non vorrei svegliare Denise, altrimenti il video non lo finisco più. E che c'era più? C'erano un sacco di cose. C'era questa confezione qui oramai mezza finita, perché questa l'ho aperta la sera stessa. E qualcos'altro mi sa che c'era, però erano prodotti da frigo e li ho dovuti aprire. Infatti, lei stessa mi ha avvisato: aprila e vedi cosa c'è da togliere e cosa magari c'è da tenere in dispensa. Poi, sempre da mia cognata, dal compagno, non mi sono posizionata comodissima, non sono stata furba. Abbiamo ricevuto questa scatola. Angela e Antonio, auguri Angela e Antonio. Guardate, con uno spumante e dei bicchieri in cristallo, Cantina di Venosa. Vabbè, mia cognata e il compagno abitano e lavorano a Venosa, quindi hanno pensato di prenderlo lì, cioè nella cantina di Venosa, e questi sono in cristallo e sono carinissimi. Infatti ho pensato, questo set di bicchieri lo volevo usare quando, fra qualche anno, che faremo 25 anni con mio marito. Quest'anno faremo 22 anni, quindi si è sempre silenziosa quando ti alzi. Si sta alzando mia figlia, si sta alzando Morena e ha fatto rumore con la porta. Infatti ho detto che sta succedendo? E allora stavo dicendo, questo qua lo volevo usare
ai nostri 25 anni. Adesso vedremo, anche se lo spumante ovviamente sicuramente lo useremo prima. Poi cosa abbiamo più? Allora, i soldi di mamma e papà ve l'ho detto, credo, non mi ricordo, comunque nel caso me ne sono dimenticata, da mamma e papà i soldi. Poi Denise è l'unica che è andata proprio oltre a me, perché anche io ho avuto più di qualcosa, è andata bene, perché abbiamo iniziato a settembre con il triciclo, quello che vedete sempre nel video, ma questo è per Natale, anche se lo apre adesso, questo sarà per Natale, va bene. Poi le abbiamo preso il tablet insieme a Alex e Morena, questo qui, anche questo è per Natale, però l'ha aperto 10 giorni prima, perché la bambina non è stata bene e gliel'abbiamo dato per vedere se si calmava un attimino, perché anche noi ragazze non è che siamo di ferro, abbiamo bisogno anche un attimo di staccare. Poi abbiamo sempre qualcosina da fare in casa, quindi che ne so, magari quando non era il momento di tenerla in braccio, perché voi sapete io a volte cucino anche con lei in braccio, passo anche l'aspirapolvere con lei in braccio, faccio parecchie cose con lei in braccio, allora questo qua 5 minuti, 10 minuti mi salvava la vita. E gliel'abbiamo dato qualche giorno prima, forse 10-15 giorni prima. Però poi ci è dispiaciuto perché abbiamo pensato la sera della vigilia ci saranno anche i nipotini che apriranno i regali e lei non aprirà niente, proprio il segno di aprire qualcosa. E gli abbiamo preso questo sapientino. No, questo è della Lisciani, non è sapientino. Moreo, è sapientino questo? Che ha la carotina, io mi ricordo che la carotina è tutta sapientino. Comunque c'è scritto Lisciani, è fatto benissimo perché non lo voglio aprire adesso per non fare rumore. Ti dice trova i bruchi, trova le formiche, oppure ti dice trova un mezzo di trasporto, oppure trova il numero 1. Quindi adesso magari sarà presto, però questo già a livello di musica già la intrattiene molto e mi piace, è fatto bene. Ah, poi Denise ha avuto da mia suocera i soldi e vi faccio vedere perché ho un po' in giro per casa. Vi faccio vedere queste altre due o tre cosine perché si sta svegliando e la devo andare a prendere. Allora, ragazzi, vi faccio vedere quello che ha avuto Denise. Questa qua gliel'ha data la sorella di mio marito con il compagno Teresa ed è un trolley. Infatti, guardate, questo si chiude tutto. Questo è il manico del trolley, si chiude proprio tutto, ha le ruote sotto, è carinissimo. Per montarlo siamo stati io e Teresa, forse un'oretta. Qui esce l'acqua perché c'è una, ecco questo qua. Però non gliel'ho fatta vedere a Denise, non è il caso, e ha 10.000 pezzi, ragazze. Questa è solo una parte di quello che c'è: il pomodoro, il salame, il ketchup, tutte queste cose qua che Denise ovviamente non le tiene ordinate, però le tiene in giro per casa. Da mio fratello ho avuto questo set qui, ci sono altri pezzi ovviamente, ho preso giusto questo, giusto per farvi capire l'idea, sempre per quanto riguarda diciamo, gli accessori, la cucina, ci sono altre pentoline, forchette, coltelli, queste cose qui. Da Francesco, il fidanzato di Morena, ha avuto le LOL. Che si cambia di vestito, qui dentro ci sono tutti gli accessori. Ovviamente, ragazzi, anche qua mancano pezzi perché guardate, quella scatola è piena, è piena. E poi lei li porta in giro per casa. Questo qua invece l'ha avuto da mia madre, veramente l'ho scelto io perché mi piace. Guardate, adesso si usano tanto questi giochi in legno e mi è piaciuto, l'ho vista un'idea carina, non sembra il solito giochino. Mi è piaciuta come idea e le ho consigliato a mia madre di prendere questo. Vabbè, va, ci riusciranno? Magnifici eroi? Vabbè, va montato. Poi invece dalla mamma di mio marito ha ricevuto i soldi Denise e basta, credo. Mi sto guardando in giro nel caso esce qualcos'altro. Se mi sono dimenticata di qualcuno e di qualcosa, scusatemi, però io adesso non mi sto ricordando nient'altro.
E niente ragazze, se mi sono dimenticata di qualcuno, magari lo scriverò qui sotto, non lo so, lo scriverò alla fine. E niente, comunque, secondo me, questi regali materiali sono apprezzati, apprezzatissimi, soprattutto per i sacrifici che si fanno nell'acquistarli. Devi andare e vai, vai, vai. No, c'è Morena che deve fare nuovamente rumore. E sta aspettando. Dicevo, questi regali materiali sono apprezzati perché oggi come oggi acquistare anche un semplice cioccolatino, diciamo così, così non entro nello specifico, si fanno sacrifici perché è aumentato tutto e va bene. Però a mio avviso il regalo più bello, il regalo più sincero, quello più sentito è anche quella semplice telefonata che arriva. Che fai? Hai bisogno di qualcosa? Ti serve qualcosa? Sono al supermercato, ti serve qualcosa? Questo tipo di pensiero qua. Secondo me, questi sono i regali più belli che si ricevono dal primo all'ultimo dell'anno. E perché? Dai, non ce ne andiamo nel pallone. In ogni famiglia c'è il familiare, l'amico, il vicino di casa che è sempre presente anche per un semplice pensiero, anche con un semplice messaggio. E c'è il parente, l'amico, il vicino di casa che ti chiama a Pasqua per farti gli auguri. Se ti chiama anche, magari ti lascia solo un messaggio, e a Natale. Quindi io adesso vi ho fatto vedere tutti questi regali, però. Mi ritengo fortunata di ricevere i regali non materiali tutto l'anno da chi veramente ci vuole bene. Quindi, ragazze, detto questo, io vi saluto. Mi auguro di non aver fatto un video lungo mezz'ora, adesso non lo so, non mi sono neanche resa conto perché ho stoppato la registrazione, quindi non so i minuti effettivi di registrazione. E devo capire un attimo perché mi fa bianca bianca in faccia. Già un po' lo sono veramente, già un po' lo sono perché sono un po' di giorni che mi sento un po', non mi sento al 100%, però adesso mi sta dando proprio fastidio questo telefono che mi fa proprio bianca in faccia, evidentemente ho mosso qualcosa nell'impostazione e la devo vedere. È stata Denise quando gioca col telefono, adesso vedo. E niente, io vi saluto ragazzi, vi mando un grosso abbraccio e mi raccomando, commentatemi sotto, fatemi sapere voi cosa avete avuto, cosa avete ricevuto, cosa avreste voluto magari, e ovviamente lasciatemi qualche pollice in su, così supportate me e il mio canale. Ciao!